come ti stavo a dire, caro Natale, adesso la classe è diventata mista. Come mi? Sono tutti muscati, cane, gatto, zocco, tutti i videstroni. Ma c'è tengo dalla capo, cane, gatto, mista, significa maschi e femmine insieme, imbrogliati. Tu sei con le femmine? Io sono con le femmine. Tu sei con le femmine? Io sono con le femmine. Ma vado appena a camminare, voglio come tu. Come tu sei con le femmine? Tenga di pare, tenga di pare. Io non posso stare con le femmine. E ti dirò di più, non solo sto facendo tenga a fare. Non solo sto con le femmine, mi sono pur fidanzato. Che c'è? Mi sono fidanzato, ma mi sono fidanzato pur con la più buona della classe. Sei ritornato, ma io voglio ritornare alla scuola. Devo recuperare. Oh, e non si può. Come non si può? E non puoi venire a scuola tu. Non puoi venire a scuola, io voglio recuperare. E non puoi, in realtà siamo troppo indietro, tu sei troppo indietro, perché non siamo troppo avanti con il programma, non puoi venire. Mi fai il dopo scuola, scusa. No, tu un neurone tieni in testa da capo. Quando ti è un neurone? Neurone, un capo. A me non mi sta a piacere, faccio un professore. Renata, non puoi venire. La taro, a me non piace che faccio capo. Latarulo, aspetta, aspetta, poi Latarulo, orario. Ascolta, dici che sei fidanzato, quasi da fidanzato. Sono fidanzato, dici che sei fidanzato. Non mi interessa, è orario. Meglio dite, bene che sono fidanzato. Io voglio venire alla scuola, pure io voglio riprendere a frequentare l'università. No, non puoi, non puoi. Non puoi, è perché stiamo troppo avanti, è passato il tempo, capite? Mi hai fatto il dopo scuola, mi metto a studiare. Allora impara a pulire le latrine. Certo, ma quello è quel che devi fare. Vieni qua. Vieni qua. Impara a pulire le latrine. Ma come? Perché io no, scusa. Quello devi fare. Perché? Lo sguattero. È vero, ragazzi? Lo sguattero devi fare. È vero. Allora, Mangelli, organizzazione. Mazza la mazza e secchio. Mazza la mazza e secchio. Mazza la mazza e secchio. Forza, tutti a pulire. Ma io voglio andare alla scuola. Fuori, fuori tutti. Io voglio andare a pulire. Fuori. Cose spariscono per magia, eppur la casa questa è. Ma che cosa vedo a fare qua, madonna mia? E intanto, ah, eccola, madonna, meno male. Me e la lettera. Mamma! Ma! Che hai visto la lettera che avevo appoggiato qua? L'ho appoggiata ieri sera, l'hai presa tu da dentro. Che cosa? Mamma mia! Che cos'è? Che cosa è quella storia? Ma che hai fatto? Hai distrutto un quadro! Sei un quadro! Tu sei un orrendo quadro! Un quadro che fa prendere gli spaventi la notte! Non tengo tempo da perdere con te! Io avevo appoggiato ieri sera qua questa busta datami dal preside per portarla al direttore del carcere. Ah, l'hai vista? L'hai presa tu? Che ne so, senti, qua dentro, tutte e due! Adesso che mi ricordo, aspetta! Adesso che mi ricordi, ieri facciamo il baccalà. Beh? Fritto. Allora, siccome non stavo il tovagliolo per asciugare, ho preso la lettera e ho messo tutto il baccalà. Cioè, abbiamo fatto la carta assorbente con la lettera del baccalà. Cioè, non si trovava manca la tovaglia di stoffa che potevi mettere quella anziché distruggermi questa cosa. Ma questa è... E che hai buttato l'immondizia già? L'hai già buttata? L'immondizia, no. No, meno male. Dove sta? Che cosa? Madò! Madò! Che cos'è? Maledetta! Ma dove c'è finito? Che schifo! Già il baccalà era baccalà ieri, tutto oggi ci ha fatto! Pure un baccalà e pesce! Madonna mia, che porcheria, che figuraccia dobbiamo andare a fare! E qua sta la schifo, perciò sto il baccalà uscivano le screte! È vero, ci siamo mangiati tutto l'inchiostro! Ma se è tutto scompisciuto qua, quello non leggerà niente! Ma sa se mi sei figurato! Sa, non fare la cretina che mi prendi alla scimmiera! A scimmiottere, anzi! E andiamo velocemente! Dobbiamo andare dal direttore del carcere, che devo consegnare. Ma vengo scorniciata. Sì, vieni scorniciata. Ed è l'ultima volta che vieni, che io ti devo piazzare qua con un assistente che non puoi stare da solo. Piazzare, ehi,
Cammina, mamma, che dobbiamo andare al supermercato pure a fare un po' di spesa prima, poi andiamo dal direttore, muoviti. Me, che già la figurato che dobbiamo fare con la carta, con la cornice. Aspetta, no, questa mettiamo qua, Me. Sì. Così poi con la cornice sì, va bene, andiamo. Cosa, all'ultimo momento fa la cretina, muoviti. Voglio fare così. Mamma! Ma sai che sei proprio bella? Sì, lo so. Bellissima, direi. E senti, e se mi dai il tuo numero e magari ti chiamo e andiamo a mangiare due cozze così, tutte e due? Perché non vieni con me al cinema? Ti porto al cinema. No, mi sta venendo la pelle d'oca. È una pizza diviso due, così, al taglio, tutto, non si può. Basta, basta, che sei finita, su! Basta, via! Non abbiamo capito. È finita la ricreazione. Preside, mancano i gessetti in classe. Saranno qui nella scrivania della bidella. Li prendo. Che cos'è? Sigarette. E questo? I CD. Ma siamo impazziti! Ma quella signora è della bidella! È della bidella! Della mia scuola! E se viene la finale! Che cosa facciamo qua? Madonna! Chiamiamo subito l'ispettore! Chiamiamo subito! No, questa volta non gliela faccio passare! No! Chi è? Permesso? Chi è? Le Catacchio! Permesso? Buongiorno! Chi vi ha fatto entrare? Chi vi ha fatto entrare? Il superiore, Mongeli! La vecchia pazza! Ci stenderei! Mongeli, chi le ha fatte entrare le Catacchio? Vieni qua subito! E non chi sta chiamando? Venire subito, venire subito! Senti, mamma, non dare fastidio che questo lo vedi come sta. Silenzio! A diretto! Che volete? Dacci tempo di entrare, prete, non piangere, te lo diciamo subito. Lascia stare tu! Ah, Tobi, eh? Allora, buongiorno! Buongiorno! Accomodati, mamma! Veloce, non ho tempo da perdere! Intanto deve salire sulla sedia! Si sieda come si deve! Mia suocera è anziana, non può prendere una sedia e sedersi regolarmente, deve prima scavalcare. No, la sua suocera non è anziana, è pazza no, legale! Guardi, che a quanto pare stiamo vedendo una sceneggiata di pazzia da lei. Allora, buongiorno intanto, volevamo sapere come stavate. Vabbè, male, ce male, ne frega. C'è un pancreas, C'ha qualche cosa di fega? Che cos'è? Un momento, sono andata a scuola. Allora, abbiamo andato alla scuola. Siamo andata. Poi dalla scuola abbiamo andato in un'altra parte. No. Poi dal letto abbiamo andato. Cioè, mamma, non è, mia suocera non è venuta, sono andata io da sola. E ho parlato con il signor preside della Tosto Capaccione. Il quale mi ha pregato vivamente di consegnarle. Che cos'è questa schifezza? Da parte del preside. Via. Che cos'è questa cartoleata? Il problema è mia madre, questa sorta di cornuta. Praticamente, ieri sera, prendo la lettera e l'ha messo tutta la frittura di baccalà. Via. Però ci devi dire che il baccalà era fresco. Che puzza, era freschissimo. No, non può, il baccalà è tutto. Signora santa, il baccalà pure pesce. Che cosa ci sarebbe scritto su questa schifezza? Allora, tanto per cominciare. Riassunto. Sì, ma no, se n'è venuta tutta la scritta, per cui interpreto. Veloce. Allora, visti i meriti conseguiti dall'alunno Catacchio Natale. Aspettatele, alla signorina vostra. Aspettatele, carcere circondariale. Vabbè. Bari di... visti i termini, i metodi, come si dice, i meriti conseguiti, scusi. Visto e non visto. Ce lo siamo ritrovato qua. Parlate una alla volta, per favore. Allora, visti i meriti. Conseguiti dall'alunno Catacchio Natale nel precedente anno scolastico, gradirei, faccio richiesta a codesta signoria vostra di poter riscrivere in codesto anno precisamente attuale, scriverlo. Il cosiddetto Natale Catacchio. Cosiddetto detenuto. Mai! Mi spiace. Motivazione, scusi? Non posso assolutamente favorire. Perché? Perché no, perché su questa schifezza io non... Che motivo è perché no? Scusi. Ma non vuoi favorire. Senta. Non vuoi favorire. Andate via. Se da me è cuoto per mangiare. Mongeli, vieni a prendere le tue pazze. Senta, è inutile che chiama Mongeli. Mongeli, lasci il telefono, signora.
Senta, Mongelli, l'ho visto che se n'è andata al bar almeno una mezz'ora fa. Andate via. Ho capito. Guardi, non l'abbiamo fatto proprio volutamente, ma visto che ci troviamo... Allora, guardi, signor Presidente. Scusi. No, il direttore non è qui. Signor direttore! Allora, scusi. Aceto di vino bianco. Mamma, le sordelline alle orecche mi fai, però. Olio di frittura di ieri. Olio non è vergine. Ieri vergine. La mortadella, un etto, un etto e mezzo. Un etto, mi pare che abbiamo detto. Sì. Abbiamo due petti di pollo. Con virus. Sangue virus. Sì, c'è un po' di SARS, comunque non fa niente. Aspetta, poi abbiamo l'aglio. Abbiamo 4-5 carni d'aglio. La cipolla non c'è? Sì, c'è la cipolla e la cipolla. Ho 4 pomodori salati. E la boate, per Dio! E la boate, mi devo andare in fronte a tutte e due! Li faccio cucinare! Ma chi è? No, capisci! Mongelli! Mongelli, vieni a prendere subito! O ti faccio cucinare da te! Ma che cosa? State un po' esagitati, però! Questa è la mossina, va a via! Non è la mossina! No, la moto no! La moto no! La moto no! La moto no! E questa qua? Lascia quello! Basta! Mamma! Collabora qua! Via! I timbri tanto a lei non servono. Andate via. Uscite da questo. Non voglio subito. Non voglio uscire. Senti, questo non serve. Non signor, se ne va. Se ne va di me. Cioè, non lo scriviamo, mi merito. No, è che ne è fatto. Ma mi piace, ci deve essere. Scusi la parola. Però non è maniera di trattare le persone.